Ciao belli! Innanzitutto volevo salutare Luca e Gian, che hanno scritto sulla mia pagina Facebook Angie2Gulp. E come promesso vi ho salutato, eh! Ah, a proposito, se volete vedere i miei vlog proprio sul vostro computer è facilissimo, basta cliccare su questo indirizzo. Bene, e questo l'ho fatto. Cos'è questa? È la mia lista degli impegni quotidiani. Beh, detto tra noi, non è che io abbia chissà quanti impegni, eh? Ma invece ci avete fatto caso? I ragazzi ultimamente sono strapieni di impegni, tra compiti e attività extrascolastiche. Ormai non si vede più nessuno in giro, ma vi ricordate i vecchi tempi, quando insieme ai vostri amici andavate a giocare a pallone sotto casa? Invece oggi le cose vanno così. Allora, vieni a giocare oggi? Guarda, non posso proprio. E ti dico anche perché, eh? Allora, prima ho nuoto, poi quando esco ho lezione di pianoforte, poi ho lezione di inglese, se no la mamma rompe se non ci vado, eh? E poi quando torno a casa devo studiare. Non posso proprio, devo studiare. Che è meglio. Vabbè, domani. Domani? Guarda, non posso perché domani ho judo, dopodiché ho gli scout e prima di sera oratorio. Poi dopodomani calcetto, ancora pianoforte, ginnastica, tennis e sabato vado fuori Roma per fare equitazione. Che è meglio. E dopodomani invece, dopodomani ancora, ho la giornata scout, non la chiamiamo il day scout. Guarda, facciamo così, ci vediamo il 23 giugno, però non prima delle 17:40 perché prima ho il saggio di teatro. Che è meglio. E quasi tutti sono così. E in alcuni casi la colpa è proprio loro, ma in altri casi, secondo me, la colpa è delle mamme. Guardate qua. Guarda, Tommy è un ragazzo così sensibile che riesce a esprimersi con la musica in una maniera sensibilissima. Così l'ho iscritto a canto, solfeggio, violino, batteria, pianoforte, tromba, fagotto, ottavino e cembalo. Ah, come ti capisco! Luigino, invece, è una forza della natura. Lui è bravo in tutti gli sport. Tant'è vero che l'ho iscritto a calcio, calcetto, rugby, equitazione, baseball, basket, nuoto, scherma, pallavolo, pallacanestro, pallanuoto e anche palla avvelenata. Perché è uno sport? Comunque, Tommy fa anche calcio. Ma pensa a te! Chi l'avrebbe detto? Comunque, il calcio è superato, è senza offesa. Ah, sai che Luigino fa anche lirica! Con quella vocina che si ritrova? Chi l'avrebbe mai detto? Beh, se tuo figlio, che si regge a malapena in piedi, riesce a fare calcio, penso che lo possano fare un po' tutti, no? E comunque, adesso voglio iscrivere Luigino a teatro, sì. Io a cinema. Io a karate, what the? A pugilato. A Muay Thai. Fight Club. Triathlon. Decathlon. Paracadutismo. Volo libero. Ninja. Batman. Spider-Man. Superman. Thor. Hulk. E poi ci sono quelli che di attività extrascolastica ne hanno una sola: oziare. Guardate un po'. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes. Something without warning, love. Bears heavy on my. Oppure così. Dazwischen geraten. Brett. Bin ich glücklich. Ich denke ab. Und für alle Schleckermäuse. Wow. Any Rudy. Smile. O così. Vai. Dai. No. Io comunque di questi giochi non ci ho mai capito niente.
Ma sapete invece qual è la mia attività che faccio sempre quando non studio? Ovunque? Io canto. E quindi appena posso, io canto! E chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sia la ragione per cui io vivo. Questo è o non è amore? Sono solo parole. Sono solo parole. Basta. Sono solo parole. Le nostre sono solo parole. Parole, 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 parole. Nostre. Ok, forse lo faccio un po' troppo spesso. Comunque, con questa chiudo. E voi che tipo di attività extrascolastica avete scelto? E come l'avete scelta? Beh, fatemelo sapere, no? Anche perché ormai lo sapete meglio voi che io. È semplicissimo. Basta che mi scriviate sulla mia pagina Facebook, AngieToGulp. Bene, per oggi è tutto. Massima della settimana. L'attività fa più che la prudenza. Ciao!